Mette vento dello sparo. Ok. Controlliamo sotto intanto. Siamo vivi e questo è già buono. E non è neanche così scontato. Guardiamoci un po' in giro. Allora, prendo i fiammiferi perché mi sa che non è che ce n'ho più tanti. Qui non c'è niente che okay, da prendere. E qua dentro ci sono degli oggetti. Ne fate una settimana, sono tutte craftabili a parte il martello da fabbro. Scusa, me lo sono perso, che va trovato nei magazzini, quindi considerando hai girato solo Muldrug, basta vai fuori e lo trovi, senza quello crafti solo le più semplici, ok? Allora, qua ci sono... Ah, le lamiere, perfetto, pensavo di averle già perse, invece ci sono ancora. Benissimo, e queste me le metto un attimo qui e le portiamo dentro. Così con queste poi iniziamo anche a chiudere un po'. E qui cos'altro c'è? È ancora un po' di... Questa la teniamo tutta. Una roba che teniamo per le emergenze, ok? Allora, la pistola intanto la mettiamo qua. Poi ci andiamo a mettere qui tutta la roba di carpenteria, quindi queste, le lamiere. Perfetto, e poi mettiamo la barra di metallo qua insieme alle armi e il casco dove l'abbiamo messa? Qua mi sembra, abbiamo messo i guanti. No, i guanti li abbiamo messi di sopra. E ci mettiamo anche il casco così tutti gli indumenti sono insieme. Direi che vado a prendere giù il martello e continuiamo a smantellare un po' di roba, così da farci un po' di chiodi. Allora, martello e sega. Per fare la porta quanta serviva di roba? Un pomello e due cardini che potremmo avere qui. Perfetto, un pomello e due cardini. Ok, benissimo, quindi la porta già la possiamo fare, iniziamo già a chiudere. E quanti assi servono che me li porto lì? Quattro addirittura. Vai di 4. Poi costruiamo un'altra cassa così possiamo svuotare anche tutte le nostre cose. Ciao Gersus, è già chiuso con FIFA? Ok, allora. Invece per fare la cassa ci serve 3 assi, 3 chiodi che abbiamo, ok. Allora, prendiamo altri 3 assi. Eccoli qua, perfetti. Hai fatto un casino in cucina? La Sid ti uccide, vabbè. Peggio di quello che abbiamo fatto noi in cucina l'altra volta, non puoi fare, quindi usalo come arma a tuo favore. Dove stai andando? Qui ti voglio. Seconda cassa e iniziamo a impilare un po' di roba. Allora, questo sulla schiena è buona. Aspetto sempre troppo poco. Mi prendo asilo. Prendi asilo politico qua, esatto. Qua ci possiamo infilare tutto. Eventualmente qua cosa c'è? Ah, ok, l'elettrico ce lo mettiamo. Grazie Kenzo, benvenuto. E ci mettiamo tutto questo qua. Ok. Hai messo sui zucchini in un pentolino, ma poi ti sei dimenticato del pentolino. E beh, dopo un'ora non è rimasto molto. Beh, giustamente. Ma almeno la casa c'è ancora, o anche qui di quella non è rimasto molto.
Via le torce. Beh, le cose che puoi fare è solo una, far sparire diciamo il pentolino e far sparire gli zucchini e farne altri. Se non ne hai altri, mi spiace per te. Allora, questi andiamo a buttarli in bagno. Ah no, in bagno abbiamo detto che non c'è un cazzo, è vero? Non c'è manco un mobiletto. Mannaggia al bagno. Abbiamo tenuto qua per ora. Possiamo mettere tutta sta roba qui. Ok, e sigarette? Sì, poi se mai le vado a prendere. Sapone. Ok, poi le andremo a mettere meglio, ma per ora... La casa c'è, ma cazzo non ha fatto nemmeno l'odore di bruciato. Sto facendo, mi sa che il pentolino dovrò buttare addirittura. Madonna. Allora, le munizioni qua. Cinghia per munizioni anche. E il lenzuolo per ora lo mettiamo qua dalla carpenteria, poi vedremo. Ok. Bottiglia vuota, posiziona qua. Perfetto. Allora, poi... Quindi due casse le abbiamo già fatte. C'era ancora questo, che lo possiamo mettere nella libreria, quindi andiamo poi a liberarlo tutto. Ok. Dove quindi qua ci mettiamo praticamente tutto questo, salvo la gomma. Come sarebbe bello popolato di libri. E poi ci abbiamo ancora un po' delle mappe e poi dell'elettrica. Ok, le mappe le mettiamo qui e l'elettrico lo andiamo a mettere di là. Che sono già le 3:30. Il tempo vola, eh. Di questi qui non ti resta che andarla a prendere e sperare non ti uccida, se no diventi uno zombie e mi attacchi nel gioco, probabilmente ci fai anche fuori. Allora, qui l'abbiamo liberato di tutto, perfetto. Qui abbiamo delle cose in più, sì. Questa borsa per ora la possiamo mettere anche qui. Bottiglia d'acqua, sega e martello che ci servono, ok. Allora. Quindi questo l'abbiamo fatto, possiamo iniziare a chiudere un po' queste finestre con le lamiere. E cassa sotto, lamiera e la torcia. Queste le mettiamo qua. Sei perso in una nuova run, la vecchia è finita male? No, in realtà la vecchia è andata male, nel senso che è sempre questa, però ci ha preso fuoco la base. Qui magari chiudiamo dritto, quindi non serve neanche barricare. Qui non c'è mezza finestra. E qui barrichiamo con la lamiera. Ok. Qui anche. Tanto questa porta non la usiamo, usiamo quella dal davanti, questa la barrichiamo. Ottimo. E qua probabilmente l'idea è di tirare un muro così che vada a chiudere la parte bruciata, così almeno questa parte qui non serve più. Però dovremmo poi spostare i libri, vabbè, però possiamo tirare così. Semmai ci mettiamo una porta. E quindi posso. Maeri in live che ha preso fuoco. Non avevo capito una cippa allora. Pensavo un server a parte a difficoltà massima. No, 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 è questa che ha preso fuoco. Quindi via le lamiere e via questa torcia. E rimettiamo il piede di porco.
sempre ripararla quella parte. Ah sì? Come? Martello e assi? Perché se posso ripararla sono ben contento. Ah, dici o rompendola e mettendocela nuova. Però non ho il martello da demolizione. Allora, intanto magari ci portiamo sugli assi. Ah, però non ho neanche i sacchi della spazzatura. Guarda che sfiga, non possiamo ancora fare il raccoglitore per l'acqua. Vabbè, cambi il muro. Eh sì, ok, allora però sì, non ho il martello da demolizione. Ciao Idual, benvenuto. Allora, qui cosa abbiamo? L'acqua, i chiodi e li metto qua. Martello sega, va bene. E ci prendiamo questi due che li andiamo a mettere nel furgone. Beh, basta fare una spedizione in uno storage e credo lo trovi. Allora, l'avevamo fatto, ma non abbiamo trovato nessun martello da demolizione. E ne faremo un'altra domani, immagino. Però praticamente eravamo andati, poi siamo tornati a casa, ha preso fuoco tutto e quindi si è fermata un po' la questione. Direi che domani potrebbe essere quello, diciamo, il nostro obiettivo. Intanto magari vediamo un po', allora. L'acqua l'abbiamo presa, il cibo ce l'abbiamo anche se non tanto. A proposito, dobbiamo cucinare qualcosa perché non abbiamo un cazzo da mangiare. Porca troia, erano qua i chiodi. C'è questa roba che non abbiamo ancora messo via. Allora, prendiamo tutto e andiamo a mettere tutto a posto. Ma come ha preso fuoco? Hai acceso un falò? No, ha preso fuoco il... Come si chiama? La stufa. Via il bicchiere e questo. Mettiamo tutto qui e andiamo a mettere a posto anche questa roba qua, del quale mi ero completamente dimenticato. C'erano chiodi, scatole di chiodi, c'era di tutto. Tutto quello che ci poteva servire è qua. Ok. Secchi e pentole li vado a mettere fuori, che magari prima o poi potrà anche piovere. E orologio e gli assi, ok. Benissimo. Allora, intanto qua molliamo gli assi. Cazzo, sono finiti. Via. E la pentola con acqua invece la mettiamo qua e prendiamo quella vuota. Ho visto anche dei sacchi della rumenta. Quanti ne abbiamo? 15. Ah, perfetto. Allora sì, possiamo fare già il raccoglitore. Di questi posiziona tanto qui per ora, poi vediamo. Ci sarebbe la cosa che dice se piove, però... lo so, ho capito, ora la vado a prendere. Ha già capito. L'abbiamo lasciata di là, ora l'andiamo a prendere. E la riportiamo a casa. E qua viti. Prima volevo mettere a posto un attimino questo perché mi sta sulle balle averli in giro. Coltelli qua dove ci sono gli assi, così ci facciamo le lance. Allora, torcia al propano. Ecco perché non ci accendevamo neanche le sigarette, perché l'accendino non ce l'avevamo. Lamiere, scarti. Questo punto molliamo anche i chiodi. E poi ci andiamo a mettere tutto questo. Va. Ok, qua dove c'è l'elettrico questo. Ok.
Una torcia la tengo e qui non ce l'ho, perfetto. Via questi due assi ancora. Burro e margarina vanno in frigo. Buono anche queste, tanto il frigo è bello vuoto. Anche fin troppo vuoto. Anzi, in realtà domani prima cosa dobbiamo andare a recuperare del cibo, perché abbiamo perso anche buona parte del cibo, anzitutto praticamente. Qui non possiamo fare un cazzo di niente. Ok. Mettiamoci un po' di sigarette. Anzi, filo e straccio li mettiamo qua. Ok, andiamo a prendere la radio. E poi guardiamo la mappa e cerchiamo un ristorantino, un posto dove c'è un po' di cibo. Però dai, ci sta, è divertente che sia bruciato tutto. Per voi sì. No, ci sta, dai, è una sfida in più comunque. Anzi, mi culo anche il tavolino che mi piaceva un sacco. Ok, metti qua. Di che colore erano il cibo nelle mappe? Che non me lo ricordo più. Più che altro è una cosa in più che allunga il brodo di cose da fare. Vero? Ok, ma porca troia. Allora, tavolino lo mettiamo. Devo metterlo davanti. Ok, lo possiamo mettere anche. Così. Va. E poi ci mettiamo la radiolina sopra. Dove siamo in mappa? Faccio vedere subito. Siamo qua. Adesso questa è diventata la nostra nuova base, quindi andiamo a rimuovere questo. Sì. A me piace le mappe esplorarmele per conto mio, quindi anche se so, se sapete dove sono, non ditemelo per piacere. Qua la casa. Allora, se non ricordo male sono le verdi, quindi potremmo girare questa zona qui, qui e qui. Anzi no, che idiota. Sono i gialli perché questo era un ristorante. L'avevamo visto quando siamo andati a prendere il colore, ok, grazie. L'abbiamo visto quando siamo andati a prendere la benzina, quindi il giallo dovrebbe essere quantomeno i ristoranti, le attività. Quindi potremmo andare qui, magari, qui e qui, e vedere cos'altro c'è. E poi se non troviamo abbastanza, poi da qua tirare in su e vedere di qua. Va bene, dai, facciamo questa zona qua. Ah, qua c'è un bel po' di roba, sì, però qua non ci siamo mai andati. Andiamo qua prima domattina. Direi che è la via migliore. Allora, questi coltelli li metto un po' meglio, che qua fanno veramente schifo. Ok. Perfetto. Allora, cosa abbiamo da fare attualmente? Riempirci d'acqua e ce l'abbiamo qua, quindi riempi. Mangiare e c'è un cazzo da mangiare, direi che potremmo
berci una birra che comunque ci sta dopo tutto lo sbattone che ci siamo fatti. E mangeremo le robe che abbiamo in macchina che sono secche. Ok. No, qui no. Qui davanti. L'altra carne in scatola va. E poi domani speriamo di trovare il cibo. Dopo il cibo, sarà fondamentale trovare il martello da demolizione. Magari prima chiuderemo qua. Perché vorrei essere sicuro di tornare a casa e trovare una casa apposta. Anche queste dobbiamo sistemarle. Ma di qua non penso che possano passare, però semmai ditemelo voi eventualmente. Allora, apri la carne in scatola e mangia. Per la colazione di domani si aspetterà probabilmente. Probabilmente non possiamo fare così gli schizzinosi. Perfetto. Allora, 9:20 è un po' presto, però potremmo anche andare a dormire presto, così da svegliarci sicuramente di buona mattina ed essere pronti per fare una bella giornata lunga di viaggi, perché sicuramente non sarà una cosa da 2 secondi. Sì, se non urlo meglio. Dormiamo. E poi ci prepariamo. Allora, bene o male di armi siamo abbastanza attrezzati perché ne abbiamo salvate praticamente tutte. Bene o male, se quello che abbiamo perso è l'approvvigionamento. Porca troia, la neve. L'approvvigionamento dell'acqua. E poi, bene o male, il cibo. Il resto l'abbiamo praticamente salvato tutto. E sento un elicottero. Allora, noi da qua dobbiamo tornare indietro. Ciao gatto, buonasera, grazie mille per il saluto veloce, quindi torniamo indietro di qua. Poi ci buttiamo sulla via principale, tiriamo giù la via principale fino al magazzino giallo, ok? Direi che armi ce le abbiamo anche in macchina. Direi che possiamo partire. Così se c'è anche qualcuno che ci sta inseguendo per sto maledetto elicottero. Ok, ce l'hai fatta partire. Benzina ce l'abbiamo, perfetto. Ah, ci smitraglia anche questo elicottero. Ma il libro del meccanico. Il libro di meccanica, dici? Non lo so se l'ho letto, aspetta che ci andiamo a vedere. Meccanica, meccanica. No, sì, l'ho letto il libro di meccanica. Non tutto però. Ah, quello che c'è dietro è perché lo sto leggendo. Solo che adesso siamo pieni di cose da fare, quindi non l'abbiamo più letto. Eccoli qua, gli stronzi che stanno seguendo l'elicottero che fa un casino della Madonna. Quindi via principale, che dovrebbe essere questa, e tiriamo dritti. Spara. Non l'ho mai capito, ma basta. Cosa ha preso fuoco qua? Qui non sono stato io, non è colpa mia. Allora, qui dovrebbero essere, queste sono le file di box, ok. E tra poco dovrebbe esserci la prima gialla. Vediamo un po' la mappa. Una deviazione. Ah sì, ok, più avanti ancora. Perfetto. Aspetta che con sto nebbione è un macello. Qui, questo deve essere questo allora. Ok, sì. Ah, ma non è un. Cos'è? Tipo un'armeria? O semplicemente si chiama così? So che non bisognerebbe farlo, ma sono tanti questi zombie, preferisco dargli un po' una sfoltita. Con due colpi
Così. E poi mettiamo un po' la lancia. Ok. Prova a resistesse più di un colpo, ma va bene. E qua, quanti sono? Allora, piede di porco. Devo prendere la lancia, ma la prenderò poi. Vediamo se riesco a risalire in macchina, dargli qualche passaggio in macchina. Che se no ci metto una vita a buttarli giù questi, o se non mi buttano giù loro. Ok. Così almeno li sfoltiamo un pochettino, poi anche se roviniamo un pochino al mezzo è utile comunque. Comunque, se la macchina la tieni accesa, ah beh sì, è vero, però speravo di non doverci risalire in realtà. Non pensavo fossero così tanti. Almeno una la prendiamo di lancia, vieni. Tanto in effetti benzina ne abbiamo e sappiamo anche dove andarla a prendere, quindi in effetti non siamo particolarmente ecologisti. Non è un problema, ok. Allora, innanzitutto, la lancia dov'è finita? Ah, non me l'ha presa. Quindi, una lancia ce la mettiamo qua. E per sicurezza, una ce la prendiamo indietro. Ah, non consuma niente se fermo, ok. Io invece pensavo di sì. Pensavo consumasse un po' di più, nel senso quindi non l'ho mai fatto, però in effetti almeno finché non abbiamo problemi, cioè finché c'è la corrente, non è un problema. Ok. Andiamo a vedere qua dentro, quindi che cosa c'è? Che tipo di negozio è? Ah, è una birreria. Peccato, non ci sarà granché da mangiare qua. Però il biliardo sarebbe bello portarselo via. Banca in movimento con uno per di benzina finisce un serbatoio. Se... Oh, scusate, mi sembra di aver sentito. Ecco, c'erano zombie. E fai 4 giri di mappa completa come minimo. Ok. Ok, è uno solo. Ti ricordi il furgone che ti ha mollato in mezzo al bosco? Sì, è vero, 2 giorni e c'era ancora della benzina. Bottiglie vuote le prendiamo. Birra non lo so, qualcosa ne prenderei ma non tanta perché poi comunque non le beviamo mai, ovviamente. Stecca da biliardo. Allora, iniziamo a svuotare. Sul server ho messo 2 per e lo stesso non vedi i consumi, ok. La bottiglia più che la lattina, che almeno ci possiamo fare delle molotov poi o riempirle d'acqua. Approfittiamo e ci riempiamo un po' tutto. Si sta parlando da fermo il consumo. Ah, sì. Ok, anche qua in frigo non c'è un cazzo, però sto frighettino non sarebbe neanche brutto portarselo via. Whisky. E una bottiglia di Chardonnay la portiamo. Qua tutte... Ah, ho un po' di cibo. Niente di speciale, ma buttalo via. Facciamo così e bibite e basta. Solo whisky. Ok, e un vino rosso va. Magari può servire per fare qualche ricetta. Penso tu cambi troppe cose, quindi non fanno riferimento sul vanilla, ok. Vabbè, in effetti magari le mod può essere anche che cambi qualcosa. Questa è praticamente vanilla.
Qui è tutto chiuso, ok. È un bel bagno. Mi sa che c'è uno zombo. Secchio. Branda e niente, ok. Posto. Neanche qua. Ok, va bene. A livello di cibo abbastanza fallimentare, non abbiamo preso praticamente niente. Salvo che ci sia però qua qualcosa. Eh no, sono i cessi, quindi di sicuro non c'è una minchia. Però riempiamo intanto le bottiglie. Ok. Ciao Ste, benvenuto, buonasera. Ok, solito sacco della spazzatura. Alcol, prendilo tutto, anche queste qua, Chardonnay, birra, eccetera. Sai che c'è un sito con la mappa intera di PZ? Sì, lo conosco. Non l'ho mai guardato, ma lo conosco. Allora, pigliamo tutto l'alcol, va. Ok, questo è pieno. Andiamo a recuperare l'altro borsone. Sono tutte utili per far dormire il PG in caso di bisogno, ok. E questo invece facciamo riponi. Ah, merda, avevo fatto riponi, non lascia per terra, vabbè, uguale. E mettila qua. Intanto uno è bello pieno. E poi ci mettiamo borsa escursionismo sulla schiena e andiamo a riempire anche questo. Quindi uno, due, ok. I cavatappi non servono a un cazzo, immagino. Ok. Via. Sono tutte... Ah, no, l'ho già letto. Sai quando si sfregge? Ah, si sveglia, si è impanicato, non è sonniferi, sì, va bene, ok. Quindi lattine di birra e qui cos'altro c'è? Basta. In frigo, ok. Va bene, qua c'è solo poi un biliardo da venire a recuperare. E quindi ora da qua praticamente tiriamo qua sopra. Questa mi sembra che l'avessimo già controllata, se non tutta buona parte, e questa invece è niente, non so neanche cos'è. Visto che ci siamo, voglio giusto vedere questo camion qua. Che è veramente figo. La 330 di bagagliaio, la Madonna. Peccato che non ci siano le chiavi. Vediamo com'è messo. È mica tanto. Un po' sfondatello, eh. Peccato perché è molto bello. Vediamo un po' il serbatoio. Vuoto. Ok. Queste macchine qui. Magari c'hanno qualcosa di utile. Rompi.
Allora, ripassa davanti. Mappa di Louisville, dello scotch. E apriamo dietro. No, ok. Ah, aspetta, pneumatico. Normale standard. Prendiamo un posto pneumatico che magari potrebbe servire.